Dopo l'annuncio della separazione da Francesco Totti, dopo 20 anni insieme, di cui 17 di matrimonio, Ilary Blasi ha preso il volo. Egli in vacanza in Tanzania insieme ai tre figli Christian, Chanel e Isabel, e alla sorella Silvia. Sui social ha postato alcuni video e scatti della partenza in aereo, del suo look griffatissimo e della dimora che li ospita in Africa. Francesco Totti, invece, è stato pizzicato a Roma a casa di Noemi Bocchi. Ilary Blasi appare sui social proprio nel giorno della bufera mediatica. Quando sul web non si parla che di lei e di Totti. Si mostra di verde speranza vestita, con un look sportivo ma griffatissimo, insieme ai tre figli avuti dall'ex capitano della Roma. E partita per l'Africa insieme alla sorella Silvia, solo una settimana fa aveva festeggiato insieme anche all'altra sorella Melory il compleanno della mamma, una festa per le tre biondissime Blasi. Lontano dalla capitale, Ilary spera di trovare un po' di calma e serenità, mentre impazzano le notizie sul suo addio dal marito. Ilary e Francesco avrebbero dovuto fare un comunicato univoco, scarno e semplice. Ma non hanno raggiunto un accordo. La Blasi ha pubblicato la sua versione «Il mio matrimonio è terminato», l'ex calciatore ha voluto aggiungere due parole su quel «dolore inevitabile». Ora salta fuori che anche dal telefonino della Blasi sono spuntati messaggini compromettenti. Si parla di una frequentazione milanese avvenuta durante il periodo dell'Isola dei Famosi, quando lei lasciava la capitale per trasferirsi nel capoluogo lombardo. C'è chi giura si tratti di un aitante personal trainer che abbia fatto perdere la testa alla conduttrice TV. E c'è anche chi dice che a mandare gli SMS piccanti sia stato Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez e ora felicemente fidanzato con Giulia Tordini.